Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci. Affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Vieni a provare la rinnovata area wellness delle Terme San Giovanni, dove potrai dedicarti al più completo relax del corpo e della mente. Giovedì 19 maggio arriva al cinema Nello Santi di Portoferraio Cospirasi con una proiezione pubblica gratuita che avrà inizio alle 21.30. Un film che, come ci ha spiegato Graziano Rinaldi, uno dei promotori dell'iniziativa, fa riflettere sull'impatto che l'industria animale ha sull'ambiente. Cospirasi è stato proiettato in molte città italiane, europee e anche al Parlamento europeo e anche a quello italiano. È un documentario sui generis perché parla di argomenti fondamentali per il genere umano, ma ne parla in una modalità leggera. E questo non vuol dire che sdrammatizza i contenuti, però senza usare le solite immagini cruenti o toni apocalittici, però dà delle idee piuttosto sorprendenti. Cioè, molti che si occupano di queste questioni o che hanno si sono occupati di queste questioni negli anni troveranno delle sorprese, delle rivelazioni un po' sottaciute normalmente. Quindi pensavamo, io insieme a degli amici, di portarlo anche a Portoferraio per offrire questa possibilità a chi vuole di informarsi e allo stesso tempo di intrattenersi, perché credo che questi 80 minuti tengano ben incollati alla sedia, sebbene sia un documentario. Ecco. La questione riguarda, diciamo, in termini generali, ma se lo dico appare subito noiosa, invece non lo è, le conseguenze ambientali dell'allevamento degli animali. Quindi questo aspetto è visto da un punto di vista però sì ambientale, ma è sviluppato in una modalità un po' diversa da quella che solitamente siamo abituati a vedere. Cioè, sono questi due giovani registi americani, fanno parte di un filone di documentaristi, della quale fa parte anche un italo-americano, tra questi, che fanno giornalismo d'inchiesta in un modo cercando di essere anche intrattenitori, voglio dire. Quindi la modalità in cui viene affrontato è veramente innovativa e credo che comunque vedere questo documentario, che avviso è in inglese con sottotitoli in italiano, ma si leggono benissimo, non c'è nessuna difficoltà, sicuramente dà un impulso alla coscienza individuale. Credo che si esce un po' diversi da quando siamo entrati, ecco. Quindi c'è non solo un impatto di tipo razionale, informativo, ma anche di tipo emotivo. I don't know that I would want to comment on that.